Oggi è la giornata internazionale dedicata all'Alzheimer, una malattia ancora in parte poco conosciuta. Ce ne parla Giorgina Zapparoli. Alzheimer è una parola che fa paura. Molti non vogliono sapere e 2 persone su 3 in Italia sono convinte che la demenza sia la normale conseguenza dell'invecchiamento. La giornata internazionale dell'Alzheimer è stata istituita proprio per informare e far crescere la consapevolezza su questa malattia del cervello che porta a una perdita lenta e inesorabile del sé e costringe i familiari a una prova difficilissima. Può essere un marito, una moglie, un figlio, un padre, una madre che diventa piano piano un estraneo, ma diventa estraneo soprattutto a se stesso, non riconosce più le situazioni consuete della vita, la casa. Se i tentativi per trovare una cura finora non hanno dato risultati, molto si può fare per prevenire e ritardare il manifestarsi della malattia. Con questo obiettivo un gruppo di volontari con il supporto della Fondazione Ducale da 7 anni in piazza Matteotti offrono attività e laboratori gratuiti ogni giorno. È il Creme Café, il caffè della mente creativa. La mente attiva, insieme ovviamente al corpo, per rallentare, allontanare la comparsa dei sintomi della demenza e poi dare informazioni sia per chi segue il malato sia il malato stesso. In Liguria, con una delle popolazioni più anziane d'Europa, i casi di demenza sono stimati in 30.000. Per gestirli la Regione ha riorganizzato i propri servizi creando dei centri integrati per le demenze. Questo grazie anche ad una particolare attenzione del mondo associazionismo sicuramente sarà in grado di dare delle risposte a tante famiglie.